C'era una volta, in un paese lontano, una giovane ragazza pigra. Un giorno, due contadini le chiesero aiuto per la raccolta degli ortaggi. Da soli non ce la facciamo più. Puoi aiutarci, per favore? La ragazza pigra guardò l'orto e disse: No, non posso aiutarvi. Potrei rovinarmi le unghie. Poi si allontanò lentamente in modo che nessuno potesse più chiederle aiuto. Ma camminò così tanto che a un certo punto si ritrovò di fronte a un castello di ghiaccio. Oh, questo castello deve essere il famoso palazzo della regina delle nevi. Incuriosita, la ragazza pigra aprì la porta di ghiaccio ed entrò. Sentendo il freddo e vedendo l'oscurità del castello, non poteva credere ai suoi occhi. Oh, ma com'è possibile vivere qui? Proprio in quel momento, la bella regina delle nevi notò la ragazza pigra che era entrata nel suo castello senza permesso. Si arrabbiò così tanto che disse: Sei entrata qui senza permesso. Ora sei mia prigioniera. Ti libererò solo se saprai svolgere i compiti che ti darò. E detto questo, la imprigionò nel castello. Il primo compito assegnato dalla regina fu quello di liberare le strade ghiacciate del castello. Pur di uscire di lì, la ragazza pigra liberò le strade trasportando il ghiaccio con le mani per giorni, ma non riuscì a far sorridere la regina. Il secondo compito fu estrarre l'acqua dal lago ghiacciato. La ragazza pigra riuscì a tirare fuori l'acqua rompendo il ghiaccio con le pietre, ma la regina, non contenta, non la guardò nemmeno in faccia. L'ultimo compito fu quello di riordinare i libri dell'enorme biblioteca del castello. Come posso mettere in ordine tutti questi libri? La ragazza pigra cominciò a sistemare pazientemente i libri. Ogni volta che finiva uno scaffale si sentiva meglio. Ora poteva lasciare il palazzo. All'improvviso notò una statuetta di un cavallo di ghiaccio tra gli scaffali innevati. La statuetta sembrava molto triste. La ragazza pensò: Questa statuetta forse è l'amico perduto della regina e magari è la causa della sua tristezza. Poi, tra i libri sullo scaffale, prese il libro che raccontava di vecchie leggende e incantesimi. Lesse che per dare vita alle statuette di ghiaccio servono amore, pazienza e coraggio. La ragazza pigra raccolse il suo coraggio e decise di eseguire il rituale. All'interno del palazzo c'era un giardino fatto di cristalli. In quel giardino c'era un passaggio di ghiaccio attraverso il quale potevano camminare solo i più coraggiosi. La ragazza pigra riuscì a muoversi con cautela tra gli enormi cristalli di ghiaccio, dato che correva il rischio di trasformarsi in una statuetta da un momento all'altro. Alla fine del passaggio trovò il fiore di ghiaccio. Raccolse il fiore con coraggio, poi salì dei gradini freddi per raggiungere la cima della torre più alta del palazzo. Lì trovò una piccola zona dove splendevano i primi raggi del sole. Mise il fiore di ghiaccio sulla statuina e sussurrò parole d'amore. All'improvviso la statuina tremò e i cristalli di ghiaccio iniziarono a sciogliersi. Non ci posso credere! Funziona! La statuina finalmente si trasformò di fronte alla ragazza pigra in un grazioso cavallo. Il cavallo si impennò e si diresse verso la stanza della regina. Quando la regina vide che il suo vecchio amico era tornato, non riuscì a trattenere le lacrime. Il suo cuore di ghiaccio si intenerì. Questo è il mio vecchio amico. Come hai fatto a ritrovarlo? Solo con amore, pazienza e coraggio. La regina disse alla ragazza pigra che poteva andare. Tornando al villaggio, la ragazza pigra capì di essersi finalmente liberata dalla pigrizia. Da quel giorno iniziò ad aiutare tutti. E così finisce la storia della ragazza pigra, con amicizia, coraggio e passione per il lavoro. Tanto tempo fa, in un regno lontano, lontano, vivevano due migliori amici vicini di casa. I loro nomi erano Kay e Gerda. Durante le fredde notti d'inverno, il più grande divertimento di Kay e Gerda era quando la nonna di Gerda gli raccontava delle storie.
vengono la neve e il freddo? Chiese Gerda. Da molto lontano, rispose la nonna e iniziò a raccontare la storia. C'era un regno coperto di ghiaccio e neve. La regina di ghiaccio viveva da sola nel suo castello di ghiaccio, creato puramente dalla sua magia. La regina di ghiaccio era molto bella e pura come il ghiaccio. Ma la regina di ghiaccio aveva un cuore cattivo e molti miracoli erano nascosti nel magico e freddo castello. Lo specchio di ghiaccio era uno di quelli. Era attraverso quello specchio che la regina di ghiaccio vedeva tutto ciò che accadeva nel mondo. Proprio in quel momento, Gerda vide la regina di ghiaccio che li guardava attraverso la finestra. Kay, nonna, la regina di ghiaccio ci guarda dalla finestra! Sono certo che è solo un gatto che ha molto freddo. Nonna, la regina di ghiaccio può venire qui! Che ci provi! La lancerei nel camino così velocemente che si scioglierebbe e diventerebbe la regina dell'acqua! Guardando attraverso lo specchio di ghiaccio, la regina sentì quello che aveva detto Kay. Perciò mi lanceresti nel camino e mi faresti diventare la regina dell'acqua. Scintille di ghiaccio, volate con i miei poteri. Trovate questo ragazzo e datemi i suoi occhi e il suo cuore. Che veda soltanto il male attorno a lui e che sparisca l'amore dal suo cuore. Ordinò la regina alle sue scintille di ghiaccio. Improvvisamente, una tempesta di ghiaccio infuriò di fronte a casa di Gerda. Le scintille di ghiaccio andavano veloci verso Gerda. Curioso di quello che stava accadendo, Kay aprì la finestra. Gerda urlò forte. Kay, attento! Ma era troppo tardi. Ah, il mio occhio! Qualcosa ha colpito il mio occhio! Ah, il mio cuore! Cosa sta succedendo? E in quel momento, il maleficio della regina di ghiaccio fu compiuto dalle scintille di ghiaccio. I suoi occhi e il suo cuore erano stati colpiti e Kay si era come trasformato in un'altra persona. Gerda gli chiese che cosa stava succedendo, ma lui le urlò. Niente, sto bene, lasciami solo. Questo era strano, Kay non era mai scortese con Gerda in quel modo. Lei non riusciva a capire come mai così all'improvviso si comportasse così. Lo strano comportamento di Kay continuò il giorno seguente. Quando Kay stava portando la sua slitta fuori in giardino, Gerda gli chiese dove stesse andando e lui l'aggredì di nuovo. Saltò sulla sua slitta e se ne andò. Gerda corse dietro di lui ma non riuscì a raggiungerlo. Improvvisamente, sulla sua slitta, dal nulla, apparve la regina di ghiaccio e Kay la seguì. Gerda era scioccata e non poté fare nulla perché entrambi sparirono alla sua vista. La regina lo stava portando al suo castello di ghiaccio. Gerda passò la giornata davanti alla finestra aspettando che Kay ritornasse. Giorni e poi mesi passarono e l'inverno era finito, ma ancora nessun segno di Kay. Non potendo più restare ferma ad aspettare, Gerda decise. Prendendo solo lo specchio che le aveva dato sua nonna, uscì per andare a cercare il suo più caro amico, Kay. La coraggiosa Gerda attraversò molte strade e chiese a chiunque se avessero visto Kay. Infine, raggiunse la riva di un fiume. Si guardò intorno, ma non c'era nessuno a cui poter chiedere di Kay. Lo chiese al fiume, ma non ebbe risposta. In quel momento si avvicinò a lei un gabbiano. Il fiume ha sicuramente una risposta per te, ma prima devi offrire un dono. Gerda si tolse la sua amata collanina e la gettò nell'acqua del fiume. Improvvisamente accadde una magia e dal nulla di fronte a lei apparve una piccola barca. Gerda pensò che al fiume era piaciuto il suo dono e che le stesse ritornando il favore. Non appena ci saltò su, la barca iniziò a muoversi da sola.
In quel momento, un corvo iniziò a volare sopra la sua testa. Era come se volesse dirle qualcosa. Allora Gerda lo seguì. Seguì il corvo per un po', finché raggiunsero i mari ghiacciati. Proprio al centro del ghiaccio c'era una nave pirata di qualche tempo prima, dove il corvo volò e si posò. Gerda lo seguì sulla barca e si fece strada verso la nave. Allora è così che arriverò al castello della regina di ghiaccio. I pirati apparvero sul ponte e uno di loro, una ragazza pirata, si avvicinò a Gerda. Tu andrai ovunque noi andremo, vale a dire... da nessuna parte! Proprio in quel momento, la regina di ghiaccio cercava di far dimenticare a Kay tutto del suo passato. Su qualcosa ci riuscì. Ma qualunque cosa facesse, Gerda non avrebbe mai lasciato la mente di Kay. Scoperto che il suo amico Kay era tenuto prigioniero nel castello della regina di ghiaccio, la ragazza pirata disse a Gerda di dimenticarlo, perché non c'era modo di farlo uscire da lì. Non dimenticherò, lui è il mio migliore amico, devo trovarlo! Rispose Gerda. La ragazza pirata non comprendeva la perseveranza di Gerda. In realtà voleva che lei restasse e diventasse sua amica. Ma Gerda era determinata a trovare Kay. Farò tutto il possibile per salvarlo! Dato che non aveva amici, la ragazza pirata ammirava l'atteggiamento di Gerda e decise di aiutarla. Il giorno seguente, all'alba, la piratessa portò a Gerda una renna. Era la renna più veloce di tutto il regno di neve e avrebbe mostrato a Gerda la strada. Promettimi che prenderai quella strega di ghiaccio e che salverai la nostra nave. Lo prometto, ti restituirò il favore. Cavalcando la renna, Gerda trovò la strada. Prima però doveva scoprire come sconfiggere la regina di ghiaccio. La renna le avrebbe mostrato come fare. Dopo un lungo viaggio, avevano raggiunto il Polo Nord. E un uomo vecchio e saggio gli diede il benvenuto. Bene, finalmente avete portato lo specchio. Gerda non capiva come facesse il saggio uomo a sapere dello specchio, ma ciò nonostante sapeva di essere nel posto giusto. Allora prese lo specchio e lo mostrò all'uomo. Allora, sconfiggerò la regina con questo. Questo è uno specchio magico. Mostra la verità, nient'altro che la verità, anche se è nascosta giù, nel profondo. Dato che nulla è più forte del vero amore, la vera forza in ognuno di noi è l'amore. Gerda scoprì chi era la regina di ghiaccio grazie al saggio uomo. Se avesse rivelato la verità, avrebbe potuto batterla. Perché in realtà, in passato, la regina di ghiaccio era una brava ragazza piena d'amore. Ovunque lei toccasse, sbocciavano fiori e i suoi occhi ridenti brillavano più del sole. Era una ragazza unica e felice, di nome Lila. Ma tutti pensavano che fosse una piccola strega e non giocavano né parlavano con lei. Lasciata da sola, Lila non era più felice. Iniziò ad odiare tutto e tutti attorno a lei. Finché un giorno espresse un desiderio. Chi sarà cattivo con me diventerà di ghiaccio! E poi costruì un castello dalla neve e visse lì lontano da tutti, tutta sola e senza amore o gioia. Gerda arrivò al castello della regina di ghiaccio ed entrò. Vide Kay in un angolo che faceva una scultura di ghiaccio. Sei qui, ti ho trovato! Kay, sono Gerda, non ti ricordi di me? Kay guardò Gerda, ma non la riconobbe. Il suo cuore, come qualsiasi altra cosa qui, è diventato di ghiaccio. Gerda non ascoltò quello che stava dicendo la regina. Lascialo andare, appartiene a me ora. Trasformerò in ghiaccio anche te. No, non ce la farai. Kay, ti voglio bene.
Kay lentamente iniziò a ricordare. Garda! Sì, mi ricordo ora. Furiosa, la regina di ghiaccio agitò la sua bacchetta magica veloce come la luce e da essa uscì il maleficio del ghiaccio. Proprio in quel momento Garda tirò fuori il suo specchio e lo strinse contro il maleficio. Colpendo lo specchio, la magia sparì. E il momento arrivò. La regina di ghiaccio guardò nello specchio di Garda solo per vedere che non c'era il suo riflesso nello specchio, ma il viso di una piccola bambina, il viso di Lila. Subito la regina di ghiaccio tornò ad essere se stessa e divenne di nuovo Lila. Grazie mille! Ora so chi sono davvero! Sono libera di nuovo! Addio! Kay e Garda si guardarono e sorrisero. D'ora in avanti non si sarebbero più separati e sarebbero cresciuti insieme. Proprio come le rose che avevano piantato una di fronte all'altra nei loro giardini. C'era una volta, in un paese molto lontano, una ragazza pigra che viveva con sua sorella maggiore, una persona molto diligente. Alla ragazza pigra non piaceva affatto lavorare, non si scomodava neanche per prendere il piatto in cui mangiare. La sorella diligente, invece, faceva tutti i lavori di casa. Un giorno bussarono alla porta. «Oh, c'è qualcuno alla porta, sorella! Va tu ad aprire! Ho appena finito di mettermi lo smalto!» La sorella aprì la porta. Era la loro vecchia zia e, mentre la ragazza diligente apriva la porta invitando la zia ad entrare, la ragazza pigra gridava «Benvenuta, zia!» senza neppure alzarsi. La zia, entrata in casa, si accorse che la stanza della ragazza diligente era perfettamente pulita. Ma quando vide la stanza della ragazza pigra, fece una smorfia e disse «Che disordine in questa camera!» Era tutto così sporco e in disordine che la zia si trovò sotto i piedi una forchetta. «Ah! Ai, che male! Il mio piede!» La ragazza diligente corse subito in aiuto della zia, mentre la pigra non fece caso alla situazione. Più tardi, la sorella diligente andò in cucina e preparò una deliziosa torta di mele per sua zia. «Non ti lascerò andare via senza che tu abbia mangiato qualcosa e ti darò un po' di torta per il viaggio», disse. La ragazza pigra, come sentì il profumo della torta, si unì a loro. «Dammi subito un po' di torta», brontolò. La zia la rimproverò per il modo irrispettoso con cui si stava comportando. Poi tirò fuori dalla borsa una spazzola d'oro e la diede alla nipote diligente. «Questo è un regalo per te, per la tua gentilezza e il tuo comportamento rispettoso». La ragazza si spazzolò subito i capelli. Appena passata la spazzola tra le chiome, queste divennero belle e lucenti, i suoi vestiti apparirono eleganti e lei si riempì di gioielli d'oro. Vedendo questo, la ragazza pigra si ingelosì tremendamente e disse «Zia, di solito le mie torte sono più buone di quelle di mia sorella. Aspetta, te ne preparo subito una!» E corse in cucina. Ma tanto per cominciare non usò lo zucchero, perché era su uno scaffale troppo in alto. Quindi ci mise il sale, che era più a portata di mano. Poi rinunciò a cogliere una mela fresca dall'albero e disse «Oh no, non mi va di uscire adesso!» Così prese del pomodoro e ci aggiunse quello. Infine mise la torta nel forno, ma sempre troppo presa da se stessa, si dimenticò di controllare il tempo. Oh, deve essere proprio perfetta! E offrì la torta a sua zia, indipendentemente dal fatto che fosse bruciata e cattiva. L'anziana signora la assaggiò e ringraziò comunque. Poi diede in dono alla nipote una spazzola d'oro che estrasse sempre dalla sua borsa. Non appena la ragazza pigra ebbe iniziato a pettinarsi, i vestiti che indossava divennero brutti e puzzolenti e i suoi capelli tutti arruffati. «Oh, cosa succede? Ma per me non c'è nessun gioiello!»
La zia allora disse alle nipoti: ognuna ha ricevuto la giusta ricompensa per il proprio lavoro. Poi uscì dalla porta e ritornò a casa sua. Quel giorno la ragazza pigra era corsa a casa con un biglietto d'invito in mano. Sorella, è arrivato l'invito al ballo, corri presto! Anche la sorella diligente fu molto felice di quella notizia e tutte e due cominciarono a prepararsi alla svelta. La ragazza diligente si mise subito il vestito che si era cucita da sola. La pigra invece, per quanti ne provasse, non era mai contenta. Perché non ho anch'io un vestito rosa come il tuo? Ma sua sorella la convinse a uscire in fretta per non arrivare in ritardo al ballo. Giunte al salone delle feste, si immersero subito in quell'atmosfera ricca di luci, musica ed eleganza tipica dei ricevimenti. La ragazza diligente si lasciò trasportare dalla musica e cominciò a ballare, mentre la ragazza pigra stava in piedi brontolando perché non le piaceva il vestito che aveva indossato. Di lì a poco la sua attenzione fu catturata da una chiave luccicante sul pavimento. La raccolse, se la nascose sotto la cinta e cominciò a vagare per i corridoi del palazzo. Poi, in una delle tante stanze che aveva visitato, vide un bauletto. Provò ad aprirlo con la chiave che aveva raccolto, ma la chiave non girava. Poi vide un'altra cassetta e provò di nuovo a infilare la chiave nella serratura, ma neanche quella si aprì. Infine notò dietro di lei un vecchio armadio e raggiungendolo disse: ah, forse è la chiave di quel vecchio guardaroba, ma dentro non ci saranno altro che topi. Ma ecco che, messa la chiave nella serratura, l'armadio si aprì. La ragazza pigra mise le mani nel guardaroba e cominciò a rovistare incuriosita. E proprio mentre diceva cosa potrà mai esserci, si trovò tra le mani un vestito meraviglioso. Stupita, provò a frugare di nuovo nell'armadio. Questa volta trovò una gonna fucsia. E anche se l'armadio sembrava vuoto, ogni volta che la ragazza pigra vi metteva le mani, apparivano altri vestiti. Non ci posso credere! Quest'armadio è magico! E mentre era tutta intenta a tirare fuori sempre più vestiti, la porta si aprì all'improvviso. Era la sorella diligente. Cosa fai qui? Di chi sono quei vestiti? Vedi questo guardaroba? Sembra infinito, anche se prenderò qualcosa non se ne accorgerà nessuno. Quei vestiti non sono tuoi, non puoi prenderli. La ragazza pigra non diede ascolto a quelle parole. Era presa dall'avidità e voleva trovare a tutti i costi un vestito rosa. Ma ecco che si sentì un rintocco dell'orologio della stanza. Don! E l'anta dell'armadio si chiuse con dentro la ragazza pigra. Aiuto! Gridava disperata. La sorella, preoccupata, cercò subito di aprire l'armadio. Ti prego, aiutami, sorellina! Qui è tutto buio, non vedo niente! E mentre la ragazza diligente faceva di tutto per aprire, la chiave si spezzò e ne rimase un pezzo nella serratura. No! Disse la ragazza. Allora infilò le mani tra le ante dell'armadio e si mise a tirare con tutte le sue forze, finché finalmente l'armadio si aprì. La ragazza pigra poté uscire e le due sorelle si abbracciarono. Poi si allontanarono da quell'armadio infinito e lasciarono il palazzo senza nemmeno voltarsi indietro. Da quel giorno la ragazza pigra promise che non sarebbe mai più stata così avida e che non avrebbe mai più cercato di prendere delle cose non sue senza permesso. C'era una volta una ragazza pigra che viveva in un paesino. Alla giovane non era mai piaciuto lavorare. Mentre amava passare le giornate davanti allo specchio e sognare a occhi aperti. Si lamentava sempre dei suoi vestiti logori e del fatto che non potesse comprarne di nuovi. Un giorno andò in città e, mentre passava davanti alle vetrine, incontrò una ragazza di nome Karen. Oh! Le due giovani erano cadute a terra nello stesso momento e la ragazza pigra fu colpita dalle scarpette rosse di Karen. Erano le scarpe che aveva sempre sognato.
Oh, come sono belle le tue scarpe! Dici davvero? Grazie, hai ragione, anche a me piacciono molto. Ma dimmi, dove hai trovato delle scarpe così belle? Karen rispose che quelle scarpe erano uniche ed erano state fatte su misura per lei. Allora la ragazza pigra si rattristò molto. Ma se sei in grado di portarmi 3 sacchetti di oro, posso dartele. La ragazza pigra accettò la proposta, dicendo di essere molto ricca, anche se in realtà non aveva tutto quell'oro. Fu così che, pur non avendo mai lavorato prima di allora, il giorno seguente trovò un impiego presso una panetteria. Il fornaio la incaricò di preparare 10 pagnotte e metterle in dei cestini. La ragazza cominciò a impastare il pane con qualche difficoltà e alla seconda pagnotta non ne poteva già più di lavorare. Ah, questo lavoro non fa per me! Mi sto sporcando tutta! Senza farsi vedere dal fornaio, accartocciò dei sacchetti di carta e li mise in una cassetta sotto le 3 pagnotte che aveva fatto per fare sembrare che ci fosse più pane. In effetti, il fornaio, vedendo la cassetta, pensò che fosse piena di pane. Oh, che brava! Hai fatto molto presto! Benissimo. Ecco un sacchetto d'oro per te. La ragazza corse a casa con il sacchetto in mano e non si presentò mai più in quel negozio. Mancano solo 2 sacchetti d'oro. Appena li avrò, quelle scarpe saranno mie. Arrivò il giorno seguente. La ragazza pigra trovò lavoro in un negozio di frutta e verdura. Il fruttivendolo le chiese di eliminare tutta la frutta marcia, ma la ragazza pigra non voleva sporcarsi le mani. Ah! Con tutti questi scarti potrei rovinarmi le unghie! Allora, senza che il negoziante se ne accorgesse, coprì la frutta marcia senza toccarla e mettendoci sopra tutta quella buona. Così il fruttivendolo pensò che fosse tutto a posto. Oh, come hai fatto a lasciare tutto così in ordine? Ottimo lavoro, eccoti una borsa piena d'oro. La ragazza pigra prese l'oro e tornò a casa e non mise più piede in quel negozio. Ah, oh, mi manca solo l'ultimo sacchetto d'oro! Era così stanca e annoiata dal suo ultimo lavoro che si addormentò di fianco alla finestra. Sognò che ballava e che tutti la guardavano con grande ammirazione mentre indossava vestiti nuovi e le scarpe rosse. Oh, hai visto come balla bene? Non riesco a togliere lo sguardo da quelle scarpe. Sono meravigliose. La ragazza pigra si svegliò all'improvviso. Devo trovare un'altra persona da ingannare e avrò un'altra borsa piena d'oro. Andò di nuovo in città. Questa volta trovò lavoro presso una sarta che le chiese di cucire su una gonna delle toppe dello stesso colore. Ma la ragazza pigra scelse dei colori a caso per ogni toppa e le cucì in modo molto approssimativo. Ah! Mi fanno male le mani a forza di cucire! Non ce la faccio più! Allora raccolse tutte le gonne e le nascose. Quando la sarta le chiese dove fossero, lei rispose che erano già passati i clienti a ritirarle e che erano rimasti molto contenti del suo lavoro. Oh, benissimo, ben fatto! Ecco qua una borsa piena d'oro per il tuo bel lavoro. La ragazza pigra corse a casa stringendo nelle mani il suo oro. Non si presentò mai più in quella sartoria. Poi prese le sue 3 borse d'oro e andò subito da Karen tutta contenta. Guarda, Karen, 3 sacchetti pieni d'oro. Sono riuscita a guadagnarmeli grazie al mio duro lavoro. E adesso dammi le scarpe. Karen mise le scarpe in una scatola, la diede alla ragazza e prese l'oro. Ah, mi sono dimenticata di dirti che sono scarpe magiche. Possono indossarle solo le persone oneste e laboriose. A tutte le altre fanno molto male. La ragazza pigra non prestò attenzione a quelle parole e si mise le scarpe in tutta fretta. Era talmente felice che cominciò a camminare e ballare per tutta la città. Poi
Vide in una vetrina un bellissimo vestito e voleva fermarsi, ma le scarpe non glielo permettevano. Oh, no! Ma cosa sta succedendo? Non riesco a fermarmi! Oh, aiutatemi! Aiuto! Tutti sulla via notarono meravigliati quella giovane che camminava e si muoveva disperata. Guardate, è la ragazza che ci ha ingannato! Sì, è vero, è lei! Quella ragazza ha mentito anche a me! La ragazza continuò a ballare sulla via per ore, fino a che i piedi erano talmente gonfi e doloranti che si mise a piangere dal male. Aiuto! I miei poveri piedi, che male! Prometto che d'ora in poi sarò sempre onesta e lavorerò seriamente, senza ingannare le persone! Il fornaio, il fruttivendolo e la sarta, impietositi dalla ragazza, corsero in suo aiuto e riuscirono a fermarla. Le tolsero le scarpe che, una volta a terra, si misero a correre e danzare da sole. Oh, grazie per avermi salvato! Siete stati molto buoni con me! Mi avete aiutato anche se io vi ho ingannato e vi ho mentito! Da quel giorno nessuno chiamò più pigra quella ragazza, perché si mise a lavorare con gioia e dignità. Dal frutto del suo lavoro poté comprarsi dei vestiti nuovi e delle scarpe che poteva indossare tranquillamente, perché non erano magiche, ma preziose, perché meritate con grande onestà.